Oggi è un giorno triste, ho avuto la grande fortuna, il privilegio, l'onore di essere stato scelto da te, di avermi fatto fare un viaggio interiore e di aver cambiato in maniera definitiva il mio approccio a questo lavoro. Comincia così il ricordo di Andrea Di Maria, del regista Ermanno Olmi, scomparso nella giornata di ieri. Il talentuoso attore di Sala Consilina, tra i grandi successi ottenuti negli ultimi anni, può vantare di essere stato scelto dal maestro Olmi per interpretare il ruolo di un soldato napoletano nel film Torneranno i Prati. Ermanno, scrive Di Maria, è un artigiano meticoloso di una modernità spiazzante, di una poesia dirompente, di una semplicità disarmante. Nel film Torneranno i Prati io interpreto un conducente di mulo, un soldato che portava il rancio alle trincee e nelle vallate innevate cantava canzoni napoletane. Cantava così bene, racconta Di Maria, che le truppe austriache non gli sparavano per sentire intonare ancora quelle meravigliose melodie partenopee. Era l'unico che poteva camminare all'aria aperta, a testa alta e senza paura, un personaggio realmente esistito. Le canzoni, racconta ancora Andrea Di Maria, le registrammo a 2000 metri di altezza, immerso nella neve sull'altopiano di Asago. E mi ricordo che appena finì di cantare, Ermanno si avvicinò con gli occhi umidi, mi abbracciò e disse: «Se il mondo ricominciasse a cantare canzoni in napoletano, tutto tornerebbe a funzionare. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita». Ciao Ermanno, non ti dimenticherò mai, conclude il commosso ricordo di Andrea Di Maria del maestro Ermanno Olmi.